Da Radio Circuito 29, l'appuntamento dalla parte dei consumatori. Cari consumatori, stamattina torniamo ad occuparci di un argomento importante, ovvero le polizze assicurative dormienti, perché ci sono delle novità. Lo chiediamo subito al nostro ospite, che è il presidente Federconsumatori di Parma, il dottor Fabrizio Ghidini. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, tutte le novità. Allora, le novità sono queste, che grazie all'accordo che è stato raggiunto tra l'IVAS e l'Agenzia delle Entrate, accordo frutto comunque di un lavoro che le associazioni dei consumatori hanno fatto nel corso degli ultimi anni, si è sbloccata la partita delle polizze assicurative dormienti, cioè polizze che erano state dimenticate dagli eredi e che quindi trascorsi due anni, poi la legge ha modificato il termine in 10 anni, venivano assorbiti in un fondo del Ministero delle Finanze, quindi privando dei benefici i legittimi eredi. Sì. Grazie a un lavoro complesso di incrocio dei dati, finalmente sono state risvegliate e pagate le prime 190.000 polizze dormienti, per un totale di una cifra niente affatto male, perché parliamo di 3,5 miliardi di euro. Si calcola che da polizze dormienti ancora da indagare siano oltre 1 milione. Sì. Chi avesse il dubbio che i genitori o dei parenti che sono deceduti avessero fatto in passato una polizza vita a beneficio di se stessi o degli eredi, possono effettuare le verifiche per appunto constatarne l'esistenza o meno. Federconsumatori è a disposizione per questo tipo di servizio, quindi possiamo essere contattati ai soliti recapiti che poi daremo per non fare perdere questi soldi. Ricordo anche che Federconsumatori Parma ha da tempo avviato un servizio di consulenza su tutta la materia assicurativa che sta riscuotendo un buon successo tra i nostri associati. Allora, insomma, alla fine forse riusciamo a riavere i soldi di queste assicurazioni senza che lo Stato ce le mangi, questo è un po' il succo del discorso. L'importante è non fare superare 10 anni dalla morte dei genitori o dei parenti. Certo, e questo è molto importante. Allora, chi volesse maggiori informazioni, tutte le coordinate per raggiungere Feder Consumatori. Allora, il nostro numero di telefono per un appuntamento è 0521 50 89 49, oppure potete scriverci a segreteria@federconsumatoriparma.it. Grazie Fabrizio Ghidini, presidente Federconsumatori Parma, buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi.